Benvenuti in un nuovo video e benvenuti in una nuova 24 ore, ovviamente, The Gusta Box. Oggi siamo qui a provare un po' di prodottini. Se vi siete persi l'unboxing, stoppate questo video e andatelo a vedere, anche perché un paio di prodottini non li proveremo in questo video. Parto già dicendo che non collaboro con The Gusta Box, è una cosa che dico sempre sia nei video unboxing che in challenge, quindi meglio dirla perché poi comunque me lo chiedete, quindi vi anticipo. Io non ci collaboro con The Gusta Box, però giù nell'info box troverete un link. Questo link non è affiliato. Dal momento in cui cliccate sopra vi compare la box mensile e invece di pagarla quasi 16 euro la pagherete 9,99 euro, comprese le spese di spedizione. Dal momento in cui effettuate l'ordine tramite il mio link io ricevo 50 punti, ma dal momento in cui voi effettuate l'ordine anche The Gusta Box vi lascerà anche a voi un link che potete dare ad amici e parenti e così via. Ok, ovviamente latte e caffè. Nella The Gusta Box di ottobre è uscito all'interno anche il TIC, cioè il dolcificante. Diet Tic, una cosa del genere, comunque quello, però non ho voluto provarlo perché sapete che io nel mio quotidiano utilizzo almeno la mattina 2 gocce di dolcificante nel caffè. Nell'ultimo video li abbiamo ricevuti, no, 2 video fa, che erano solo 7 cereali e semi, ma senza farci vedere all'interno. Bauli mi ha ascoltato, scherzando, e comunque ha fatto uscire una nuova novità: croissant al latte fresco e vaniglia. Ok, io direi di assaggiare. Ma che bellino! Vediamo. Non c'è la pattitura. No, ci sta, ma è purissima. Però sono molto morbidi. Oddio, forse mi aspettavo qualcosa in più. Buono, però, come se il sapore del cornetto non vi facesse sentire la farcitura. Avendo provato anche l'altro, vi dico che lo preferisco normale. Sono indecisa, ma altro me lo mangio o non me lo mangio? Comunque, la crema rinde, c'è poca, cioè, vedete, solo alcuni punti, fate indovinello e la trovate. Comunque, il mio gusto personale, preferisco la versione normale, perché questa farcitura non mi fa impazzire. Forse questo io ce l'avrei visto bene, ecco, come vi dissi anche nel video quando provavamo quelli normali sulle 7 cereali. Se la crema non ci sta bene, cioè proprio vaniglia, proprio questa farcitura non ci sta bene, però secondo me una farcitura ai frutti di bosco, secondo me si spaccava. Valorizzava ancora di più il cornetto, perché oddio, su morbidezza, sapore esterno buono, e proprio la farcitura all'interno che, insomma. Io finisco il mio latte e caffè e noi ci vediamo direttamente dopo con il pranzo. Ragazzi, pranzo il bonus, già ve l'ho detto, quindi voglio sapere niente. A dopo. Eccoci qua con il pranzo spaghetti al pomodoro, ragazzi. Questo è il mio bonus, cioè gli spaghetti, che poi alla fine questi spaghetti uscirono in una vecchia The Gusta Box, se non sbaglio quella di luglio, se non proprio quella di agosto. Sono praticamente i nidi. Vabbè, vi ho fatto vedere tutto, poi già ve ne parlai, perché non si fosse perso mai un appuntamento di Gusta Box, li avrà già visti. Se non mi sbaglio, non voglio sbagliarmi, ma li provai proprio con il ketchup al pomodoro 100%. Vabbè, comunque assaggiamo, anche per dare una recensione per quanto riguarda il sugo.
È veramente buono. Vi lascia quella nota di dolcezza. Adoro. Questi nidi che sarebbero, vabbè, spaghetti, sono veramente buoni. Ve lo dissi già anche l'altra volta, il sugo è anche molto buono. Molto denso, l'ho notato subito, molto denso però veramente buono. Questo con una bella foglia di basilico. Sì, promosso, cioè oddio, raga, non è che devo dare una recensione chissà che cosa, perché alla fine, però devo dire che è molto buono. Non è, è molto dolce, forse perché proprio perché è fatto con i gratterini. Ma veramente buono. Promosso. Meo, come vi dissi anche l'altra volta, mi piace tantissimo questo formato di spaghetti perché è molto più comodo nella cottura. Invece gli spaghetti normali, cioè sta presa, invece qua prendi i nidi che ti servono, metti nell'acqua, come devi fare sempre attenzione, però. Pranzo andato e noi ci vediamo direttamente dopo con la merenda. Eccoci qua con la merenda. Madonna, raga, ma quanto è bella! È 150 ml, cioè è bellissima, è una Coke Zero, come quella zero. Zero zuccheri. No, vabbè, ma è bellissima, cioè ragazzi, ma quanto è bella, è bellissima, adoro. Oddio, ho messo l'altro ieri in frigo, freddissima. Allora, iniziamo prima dal dolce, sì. Lo ha, che raramente voi lo ricorderete meglio di me, tra le tantissime cose che ho provato, non ricordo se... sì, secondo me le ho provate già, ma ce le avevo a Minitalia. Vi ricordate quando ho fatto un mega ordine di prodotti Loacker? Ecco, sono usciti questi due, che a me non sembrano novità perché mi sembra di averli già provati. Allora, Loacker Choco Crisp, praticamente tavoletta di cioccolato fondente, no, cacao, dark 60%, cioccolato fondente con crispi di wafer. Quindi io direi di provare, che se non sbaglio sì, provata già. Oddio, proprio fondentissima. Cioè, è completamente tutto nero, con questi pezzettini così. No, ma allora non era questo. Mi ricordo, perché se non sbaglio, quello che provai io, c'era proprio il wafer all'interno. Il wafer, sì. Non me lo ricordo proprio. Poi è molto buono. Cioccolato fondente, infatti vedete il 60% perché non è troppo troppo amaro. Quest'altro qui invece è cioccolato al latte con crispi di wafer. Vediamo. Non è proprio cioccolato al latte comunque. Ho scritto pure dark milk. Infatti non è quel cioccolato dolcissimo, però è molto buono proprio per questo. Molto buono. Si sa. Buono. Ecco, tra i due, se siete una amante del cioccolato fondente, allora sì, vi piacerà. Vi piacerà sicuramente, però se amate il cioccolato non troppo dolce, non troppo stucchevole, ecco, questo secondo me fa al caso vostro.
E direi di passare le frittelle. 1, 2, 3, up. Eccoli qui, oh ma raga, sono questi. Colori naturali, solo aromi naturali, senza glutine. Sì, ma non ci sono i gusti. Oh, vabbè. Raga, purtroppo io le amo. Cioè, forse è meglio a chi ne piacciono, perché sono proprio una tentazione. Pensate che prima ho fatto un salto da Lidl per prendere alcune cose della settimana di Halloween per farci un mukbang con mia sorella. E io appena... non ho trovato i tovagliolini, i bicchieri, non ho trovato niente proprio di questo genere qua a tema Halloween. Non ho trovato proprio niente. Io ho visto i contenitori pieni di queste caramelle gommose. Ma mi sono fermata e ho detto, Giulia, non ti permettere. E faccio un po'. Penso che sia arancia e fragola. Ciao dentista, ciao bene? Cioè sta raffigurando tanto bello. Arancia e fragola. Le varie, vedete? Basta. Allora. Basta. Mi esce sempre una H. Boh. Merenda andata. Ci vediamo direttamente dopo. Sì, sto facendo la colazione con la cena. Sarà una cena un po' triste, però sono molto felice di aver fatto questa challenge in questa giornata, perché fame zero. Cioè, non ho tanta fame in questa giornata, quindi meno male. Quindi ci vediamo dopo. Con il penultimo pasto, che sarebbe la cena, della Gentilini Brasil al cacao. Sono dei biscotti al cacao con miele di fioriture spontanee, con solo burro come da tradizione, grano 100% e da sempre senza olio di palma. Ok, non vedo l'ora di provare. Secondo me anche le margherite erano buone. Vabbè, però per cambiare abbiamo questa al cacao e poi ovviamente la mia bellissima tazza di latte, solo latte, altrimenti stasera un zero olmo. E poi questa super novità della Lindor, Lindor doppio cioccolato, irresistibile scioglievolezza doppio cioccolato. Ok, togliamo tutto da qua. Voglio assaggiare prima questi. Mi ispirano. No, Giulia, non rompere nulla. Sei partita proprio come un animale, proprio l'animale che... Vabbè. No, vabbè. Ma quanto è bello! Oh mio Dio, che profumo! Cioè, vedete, esternamente è chiaro, ma poi dentro secondo me... No, vabbè! Oh mio Dio! Cioè, all'interno c'è tipo... il cioccolato fondente, esternamente il cioccolato al latte. Vedete Giulia? È cioccolato. No raga, è meraviglioso. Praline con cioccolato al latte 53% e morbido ripieno al cioccolato fondente 15%. Wow. Sono senza glutine? No vabbè. Oh mio Dio. È un po' tosta come challenge, però... No, devo dire la verità, non sono mai scontati nelle confezioni, nei pack, devo dire, cioè, sta cosa la devo dire. Pure l'altra volta pensavo che fossero tipo imbustati singolarmente, invece no. Qui c'è un metodo per aprire, che fare? No, ragazzi, non ce la faccio. Oddio, molto scomodo, bellissimo ma molto scomodo. A parte sono io un animale che non lo so aprire perché non mi sono munita, vabbè. Però vabbè, assaggiamo.
ho la pelle d'oca. Ho letteralmente la pelle d'oca. Avete presente quei biscotti che si fanno a casa? Perché io sento proprio il sapore del burro. Cioè, oddio, è una cosa piacevolissima. Sembrano proprio quei biscotti fatti in casa. Non lo so, mi ha riportato un po' questo sapore, questa immagine un po' alla mente. Proprio di biscotti fatti in casa. Ecco, per questo motivo non bisogna fare queste confezioni. Perché ci sono persone come me. Va bene, se me li mangio. Ma proprio croccanti. Cioè, sente proprio quel bel retrogusto di burro. Cioè, sembrano proprio i biscotti fatti in casa. Non ho mai assaggiato nulla di più buono, ve lo giuro. E di biscotti ne ho mangiati tanti e che ne ho provati anche tanti. Anche con le varie challenge, ma questi... Perché sono dolci, ma allo stesso tempo, proprio perché sono al cacao, ti danno quella nota di amarezza, però poi con questo burro che si sente, questo miele, questa dolcezza, wow! No, vabbè, ma aspettate! Ma secondo me c'è un modo! Qui è come se ci fosse qualcosa... No, non sono incredibili. C'è prima una doppia fascia. Vabbè, questi sono quei classici biscotti che poi dovete comprare barattolini per riempirli di biscotti. Comunque è più ingombrante la confezione esterna che comunque il prodotto in sé. Ma quanti grammi sono? Oh, eppure sono 250 grammi. Ci vediamo direttamente domani con un'altra colazione biscottosa cioccolatosa. Quindi ci vediamo direttamente domani con la colazione. Quindi per voi sarà tra poco. Buongiorno a tutti, eccoci qua con l'ultimo passo di questa challenge. Sì, scusate se sento un po' di rumore di sottofondo, è perché ci sono dei lavori fuori. Comunque stamattina mi sono svegliata con il cosiddetto buco nello stomaco, avevo una fame, infatti l'unica cosa che ho pensato a mettere giusto un po' di correttore, a vestirmi all'armi, però velocissima, adesso vestita per metà. Comunque, stamattina colazione con il cioccolatino. Marchio Bilesen, suppongo di sì, oh? Sì. Comunque sono tipo come gli Oreo Choc, hanno lo strato di biscotto e poi sopra hanno la tavoletta di cioccolato. Quindi eccoli qua, voglio vedere un attimo il cioccolato è fondente, no? Con cioccolato fondente. E poi ho il tè a gusto pesca e rosa. Iniziamo a versare il tè. Che buon profumo, quello di pesca. Lente. Cioè la tavoletta esterna è più grande del biscotto. No, molto buono. Cosa avrei preferito per un cioccolato al latte? Ok, dai, pensavo di peggio. Buonissimo questo tè. A tè nero. Mi aspettavo di peggio, dai. Veramente buoni. L'azione è andata, come anche questa challenge è andata. Io inizio a editarla così che voi lunedì possiate anche già vederla. Io spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!